Allora, un anno fa, in poche parole, perché ormai ha detto quasi tutto più ricordo, il Centro dei Libri della Lettura ha scelto Milano come prima città del libro italiano. Il fatto che Milano ospitasse l'Expo ha avuto certamente il suo peso. L'Expo, come tutti sapete, è un evento mondiale unico nel suo genere, però abbiamo pensato di sfruttarne la SIA per promuovere ulteriormente la lettura. La SIA di Milano come prima città del libro è stata motivata essenzialmente dal fatto che Milano da sempre è una città dedita al libro e alla lettura. Milano è una città delle case editrici, dei piccoli e grandi, dell'editoria, dei capolavori immortali, della biodiversità. Milano è la città delle biblioteche, un sistema così capillare, radicato su tutto il territorio ed è custode di un patrimonio immenso ed è a disposizione dei cittadini, cioè cosa abbastanza, insomma, non molto ripetibile nelle nostre città italiane. Milano è la città delle librerie, quelle di catene e indipendenti, ci sono quelle con vetrine stupende che si affacciano sulle strade e sulle piazze di maggior passaggio, ma anche quelle piccole librerie curatissime che sono incastonate come pietre preziose nel tessuto urbano. Quindi Milano poi è la città, questo lo voglio dire con forza, della scuola per librai Umberto Elisabetta Mauri, oltre 30 anni di permanenza, io ne sono particolarmente lieto di fare parte, è poi la città della fondazione, per citare alcune fondazioni Mondadori, della Milanesiana, di Buxiti, poi del Donna c'è detto tutto, insomma. Insomma, per tante ragioni a Milano la letteratura e i libri sono per così dire di casa, e questo durante tutto l'anno, che non è un fatto normale. Milano è insieme un laboratorio evaluato di lettura, capace di sperimentare e innovare partendo dalla sua tradizione. Ecco i motivi della sete del Centro del Libro della Lettura. Una sete di cui a distanza di un anno siamo veramente felicissimi. Possiamo dire che oggi Milano rappresenta un vero modello da studiare e da esportare, da prendere come esempio per riprodurlo in altre città. Io sono convintissimo che la firma di questo patto ci verrà protagonisti per tentare di convincere altre città per stipulare un patto all'anno. Ora, questo splendido anno milanese, che ha visto come grande protagonista la promozione della lettura, si chiude, per così dire, nel migliore dei modi, con questo patto locale per la lettura. Un vero e proprio contratto tra tutti i soggetti, sia pubblici che privati, che si impegnano per promuovere il piacere e l'importanza della lettura. Prima mi diceva il Ministro, cos'è il patto per la lettura? Cioè, dammi dei dettagli, è questa cosa qui, cioè tentare di amalgamare in un'unica filiera tutti i protagonisti per tentare di far uscire l'Italia da questo luogo così disagiato rispetto ad altri paesi europei.